Danilo vi ha presentato l'Argine, sono molto fiero e molto orgoglioso di questo, non devo aggiungere altro, anzi ringrazio lui, tutti i compagni di questo circolo che lo tengono in piedi, e hanno fatto una casa comune come poche altre, forse come Palazzo Ducale e poche altre in giro per questa città. Direi di entrare nel merito di questa serata, che è una serata importante, a me è un po' l'onore di introdurre brevemente per poi lasciare la parola a Luca Borzani che invece entrerà nel merito dell'enciclica e poi gli interventi dei due nostri super ospiti che sono stati presentati molto bene da Danilo prima. Guardate, è una giornata importante per l'Arci, le Acli, la comunità di San Benedetto e Palazzo Ducale che hanno messo insieme questa giornata. È importante perché intanto ci siamo ritrovati rispetto a un contesto assolutamente di divisioni, di egoismi che intrecciano e toccano anche le nostre organizzazioni, anche quelle più illuminate, ritrovarsi è un modo importante in qualche modo per cambiare metodo e provare a darci una prospettiva di speranza differente da quella odierna. Quindi credo che questo sia l'elemento più importante. L'altro elemento che ci ha messo insieme è quello di provare a alzare lo sguardo per provare a capire quello che accade fuori dai nostri confini. Abbiamo inteso questi confini, certamente quelli geografici, ma anche quelli culturali, quelli di movimento, quelli quotidiani, quelli che di fatto determinano una sorta di provincialismo insostenibile, che è poi quell'egoismo che spesso viene raccontato dai veniti sociologi e che ci spiega forse anche un po' perché il nostro paese ha più difficoltà di altri a trovare nelle vie di uscita una crisi che non è, e qui lo ribadiamo con forza, una crisi solo per quanto importante economica, non è una crisi solo politica, non è solo una crisi istituzionale, ma la nostra crisi è soprattutto una crisi culturale. Ed è quella stessa crisi culturale che ci impedisce di trovare adeguate soluzioni e far fare dei passi avanti al nostro paese, ma anche alle nostre comunità, ai nostri quartieri, ai paesi dell'entroterra piuttosto che alle grandi città. Troppi decenni, per quello che sta avvenendo, per quello che è accaduto quest'estate con la marcia dei migranti nei Balcani, ma anche, vorrei dire, a seguito di quello che è successo qualche giorno fa, che sta succedendo tuttora in giro per l'Europa, forse ci stiamo un po' rendendo conto di che cos'è la globalizzazione. E questa città ha vissuto sulla sua pelle il tema della globalizzazione e ne ha discusso poco, ha discusso molto degli scontri e poco di quelli che erano i contenuti. Ecco, in questi mesi ci stiamo rendendo conto di che cos'è la globalizzazione e di quanto noi, come cittadini, come governi, subiamo le scelte che sono sempre più scelte globali, scelte internazionali, a volte capendo anche poco dove queste scelte vengono compiute e facendo uno sforzo ancora maggiore nel non riuscire più a decifrare le cause e gli effetti. E questo è uno dei motivi che ci ha spinto a fare, anche in modo un po' insolito, una scelta di presentare l'enciclica di Papa Francesco, perché abbiamo trovato in quell'enciclica, non tanto e non solo, tutta una serie di contenuti che probabilmente molti di noi pensavano, condividevano e hanno anche portato avanti, ma quanto il grande impegno, il grande sforzo culturale, permetto di dire, il grande sforzo politico di mettere insieme e tenere insieme le questioni. Quindi le questioni che sono legate a queste migrazioni forzate, 60 milioni le persone che nel corso del 2014 sono state costrette, secondo l'UNHCR, a fuggire dalle loro terre per guerre, carestie o dittature, le questioni della necessità di un nuovo modello di sviluppo, le questioni legate alla tutela della terra, dell'ambiente, intrecciati tra di loro e che oggi ci portano forse così, ci danno l'occasione di alzarlo finalmente con lo sguardo per uscire da quel provincialismo che non ci sta aiutando ed anzi forse ci sta affossando. Probabilmente ognuno di noi, anche in questa sala, ha soluzioni idee differenti, ben vengano. Il tema è cominciare a confrontarsi con uno sguardo così ampio e lungo, che è quello che crediamo sia mancato alla politica nostra anni. La capacità di avere uno sguardo lungo per intervenire, diciamo così, in tempi non sospetti, in tempi utili, nelle grandi questioni, a cominciare dal lavoro certamente e dall'altra grande questione, che è sempre più la questione che ci attraversa tutti, della lotta alla povertà. Questi oggi sono i temi,
lo proviamo a fare con questo primo appuntamento, è un impegno di questa organizzazione di non fermarsi qua, e stiamo lavorando per un altro appuntamento a gennaio-febbraio, importante altrettanto, però ci siamo ritrovati appunto a voler discutere tra di noi, insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, di questa enciclica, perché questa enciclica per la prima volta dopo tanti anni tiene insieme le questioni e mette insieme le cause e gli effetti, cosa che non siamo riusciti a fare in questi anni, e cosa che la politica, ma neanche noi, perché in parte siamo politica anche noi, non ha fatto soprattutto in questo paese. Quindi questo è il senso di questa iniziativa. Chiedo a Luca adesso invece di entrare un po' nel merito dell'enciclica, per dare, diciamo così, poi lo spazio e il tempo a Monsignor Bettazzi e Maurizio Landini per i loro interventi. Grazie. Grazie Walter. Oggi chiedo scusa, ma mi consiglio profondo di vecchiaia, una schiena giustamente a pezzi. L'antica scuola cerca di reagire. Mi piacerebbe innanzitutto aggiungere una cosa a quello che aveva detto Valentino, legato a Monsignor Bettazzi. Mi piace ricordare che Monsignor Bettazzi è testimone del Concilio Vaticano II, che ha vinto il premio UNESCO per la pace. E oltre il carteggio con Berlinguer, me lo sono riletto ieri sera, ecco, dall'idea di un mondo possibile che non è stato. Straordinaria distanza e una straordinaria dignità in questa distanza, da cercare delle forme di relazione, di confronto. Monsignor Bettazzi nel 78 si è anche proposto come ostaggio nel carcere delle Brigate Rosse in sostituzione di Alfonso. Mi piace ricordare questo, che poi il tempo tende a costruire oblio, ma come dire, rappresenta anche la figura che è davanti a noi a questo momento. Il mio compito è molto breve, spero di essere breve, che è quello di dare le ragioni del perché di questo incontro e quindi del perché della scelta dell'enciclica, con una notazione. Credo che abbiamo notato tutti come questa enciclica in realtà sia stata pochissimo discussa, non sia stata affrontata dalla politica, non sia entrata nella dimensione dei media, e come questa enciclica, questo è anche un elemento importante, sia molto più discussa dal basso, ci sia, come dire, una sorta di richiesta di misurarsi con queste parole, di trovarne una ragione, un senso. Mi viene in mente una battuta che gli anziani conoscono, come un po' il mondo politico, economico ha affrontato questa enciclica. E la battuta è quella del vecchio Stalin, che a Yalta nel 1945 chiede quante divisioni ha il Papa. Ecco, come dire, in qualche misura sembra che una parte del mondo abbia chiesto quante divisioni ha il Papa, e se non c'ha le divisioni è inutile che noi stiamo a discutere di questi temi. Mentre invece questa enciclica, al di là dell'aspetto profondo da un punto di vista teologico e religioso, propone innanzitutto una sfida culturale, per i credenti e per i non credenti, e che si rivolge e riguarda tutti, E questa sfida culturale, questo mi sembra il primo aspetto importante, va al di là della tradizione del dialogo e pone un possibile nuovo inizio e una possibile azione comune a fronte del disastro annunciato. Perché questa enciclica, nel suo senso, a me pare, nel mio giudizio personale, esprime per la prima volta e con l'alto magistero del Papa, dopo i giorni del G8, una critica radicale al pensiero unico, la messa in discussione dell'onnipresenza del mercato e una narrazione, come dire, del collasso sociale ed ambientale in cui noi oggi ci troviamo. E senza avere alcuna spiegazione a nessuna, ci sono tre aspetti
almeno per chi come me rappresenta una cultura laica, mi paiono centrali. Il primo lo accennava già Walter. Non ci sono due crisi, una ambientale e l'altra sociale, bensì una sola complessa crisi, sociale ed ambientale. Ciò che ha messo in moto e produce la distruzione della terra è esattamente lo stesso meccanismo che produce i processi di esclusione sociale. I due aspetti è necessario tenerli in piedi insieme, perché la società dello scarto è la società dello scarto sia all'interno delle città sia all'interno della natura. E separare, pensare, come dire, che sia possibile affrontare i due temi in modo diverso, fuori da un'ecologia integrale dove uomo e natura sono ristretti e ripensati insieme, è uno straordinario errore, e forse è stato uno straordinario errore. Lo sviluppo di sé, che, come dire, lo sviluppo che, che porta consumismo e spreco è lo stesso sviluppo che porta nell'ambito dell'Occidente assenza di lavoro, assenza di diritti, negazione del bene. E nell'enciclica, guardate, sono, c'è chi ne parlerà in modo più approfondito, ma a me sembrano dire pensieri di quelli di cui abbiamo bisogno. Nell'enciclica c'è una radice di tutto ciò che accade, e questa radice è l'uomo. Ed è un'idea di natura dove è possibile intervenire in modi limitati. E qui per noi che siamo, come dire, veniamo da una cultura di sinistra, c'è una riflessione profonda da fare sul progresso, sulla modernità, sull'idea che sia sempre possibile rompere e varcare i limiti, che sia la tecnologia che in qualche misura riassume e ricompone ciò che appunto il progresso e l'innovazione della tecnologia hanno in realtà diventato. È una riflessione importante, si ricollega. Non ho più possibilità di affrontarlo, ci sono, come dire, sia con una tradizione propria della dottrina sociale della Chiesa, ma con una riflessione che abbiamo fatto sulla vita. E quest'idea di crescita illimitata e infinita, il sogno promettente della società industriale, si chiude oggi in ferre leggi, che sono quelle di una tecnocrazia, di un paradigma tecnocratico, che ha come fondamento l'idea della magicità del mercato, del profitto, della massimizzazione del profitto come unico obiettivo, della redditività senza alcun limite. Sulla enciclica si sofferma su un tema importante di come la crisi finanziaria del 2007 avrebbe dovuto offrire l'occasione per andare a ripensare complessivamente i meccanismi della finanziaria. Avrebbe dovuto fornire l'occasione per andare a, come dire, discutere quelli che sono stati i processi della globalizzazione, per ritornare a un rapporto fra politica, economia e finanza che non vedesse appunto il primato esclusivo della ricchezza fondata sul denaro che produce denaro. E così non è stato. Nell'arco di questi anni la crisi ha accentuato gli aspetti di distruzione delle comunità, dei sistemi di welfare, del lavoro, delle culture, ha alimentato, nonostante il processo della povertà, una cultura fondata sul consumo e su, diciamo per roba, difficile ma molto bella. Un antropocentrismo deviato e negativo. C'è l'uomo dalla dimensione centrale, ma di potenzialità, di intervento nei confronti della natura e dell'ambiente. Modificando e rovesciando questa impostazione, continua e contribuisce alla distruzione della natura e contemporaneamente di se stesso, dei suoi valori, della sua etica, della sua cultura, della sua morale. E la politica è stata ed è debole, non soltanto perché subalterna all'economia fondata su una dimensione di potere, di gestione del potere immediato,
incapace forse di pensiero e di cultura. E quindi non è questa politica che in molti casi contribuisce alla propria autodegrado di un ceto politico, di ceti politici che appaiono incapaci. Credo che passi a tutti noi un brivido quando vediamo che ribattono tamburi di guerra e vediamo chi è che batte quei tamburi. Cioè, questo, al di là del tema della guerra, c'è un brivido straordinario. Cioè, perché se l'incapacità di affrontare i temi, come dire, posti dall'economia, dallo sviluppo, dalle trasformazioni, si trasferisce nella gestione della guerra. E però allora, come dire, se il tema allora è quello, come dire, c'è una parola che stupisce leggere, come dire, in un documento prodotto dal Papa, che è quello della necessità di una rivoluzione culturale. E una rivoluzione culturale che abbia come obiettivo la messa in discussione dell'attuale modello di crescita e di sviluppo. Lo ripeto, rivoluzione culturale che abbia come obiettivo la messa in discussione dell'attuale modello di crescita e di sviluppo. Mi sembra che già soltanto questo introduca il tema di una discussione sull'enciclica che interroga tutti noi. E poi c'è una declinazione molto bella, molto importante, sul lavoro. Io leggendo ho trovato la stessa definizione di lavoro che abbiamo nella nostra Costituzione, in cui il lavoro è non soltanto produzione di reddito, ma è dignità, è cittadinanza. C'è una riflessione sui beni comuni, sui diritti, c'è una riflessione straordinaria sulla bellezza. Perché se non si alimenta, non si costruisce educazione alla dimensione estetica, non si è in grado di contrapporci, come dire, o avere antidoti a quella che è la dimensione brutale delle nostre città e dei sistemi di relazione. E c'è molto che riguarda la convivenza, gli spazi pubblici delle città, il tema della partecipazione. E è una sorta di manifesto, appunto, dove ecologia ambientale, sociale e umana si trecciano e rimandano a una pluralità di visioni. C'è una frase, mi avvio a chiudere velocemente, non dovete preoccuparvi, che mi piace leggere, perché mi pare di rimettere rispetto alla mia stessa storia, parlo per me. Cioè, ma in realtà è la storia di una generazione, anzi di più generazioni, di una cultura che abbiamo portato dentro e con cui non è facile. Non è facile rompere anche perché bisogna costruire appunto strumentazioni culturali diverse. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità della vita superiore non può essere considerato progresso. È straordinariamente dirimente rispetto a tante cose che io non ho pensato, forse anche a me. Ci apre, ci dà uno sguardo su ciò che accade nella nostra contemporaneità, in cui non soltanto alcune parole hanno perso di senso e di significato, ma in cui dobbiamo ricostruire nuove parole che abbiano quello stesso segno di speranza e di futuro che noi oggi invece non abbiamo e non troviamo. È molto forte nell'ambito dell'enciclica il tema della solidarietà generazionale e della solidarietà intragenerazionale, perché il tema della povertà è innanzitutto intragenerazionale, il tema dell'egoismo e del lasciare il vuoto e il disastro e soprattutto della solidarietà tra le generazioni. E questi sono, come dire, i passaggi dell'enciclica, con ovviamente un respiro religioso molto profondo, che chi non possiede, non crede, come dire, l'ultima pagina dell'enciclica si riferisce alle gioie e ai dolori del documento.
tema del dolore per la rappresentazione del mondo che vi è contenuto in quelle pagine e delle gioie per l'idea di salvezza, che ovviamente è concentrata nella dimensione divina, anche se qualche trasformazione, come dire, o vergogna di una Franco di Montecampetazzi, di una straordinaria sciocchezza, ma in cui questa enciclica si passa anche da un tema della salvezza individuale a un tema di una salvezza invece che collettiva, che comunitaria, un peso del tempo passato sulla terra, del tempo passato sulla terra. Ecco, chi non ha questa fede? Questa enciclica però ha una sua valenza importante, e di questo ne consiglio la lettura, e la riflessione e la discussione, perché in qualche modo, proprio ricostruendo una narrazione su come e perché siamo così oggi, sul tema del presente, dell'oblio che segna il presente, sia rispetto al passato e sulla negazione del futuro, c'è un'idea di speranza e di futuro che noi in questi anni non siamo stati in grado di fare e di dare. E allora, al di là dell'aspetto e della dimensione religiosa verso cui è necessario che fuori di rispetto, anche per chi non crede come il sottoscritto, dentro queste pagine c'è una dimensione di speranza e di futuro che troppo spesso nella nostra discussione manca. Grazie di essere qui. Grazie Luca. Io adesso sono davvero curioso di sentire il consigliere Bettazzi, ci arriva questa. Bene, buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, io credo che a questo punto sei chiamato un vescovo perché parli dell'aspetto religioso della enciclica. E invece l'aspetto religioso, se credete, possiamo dirlo alla fine. Perché la cosa che vorrei sottolineare è una enciclica laica. Laica non nel senso di antireligioso, ma nel senso di umana, di ragionevole. Ecco, ragiona un modo di ragionare, come è stato sottolineato, che lei è aperto a tutti, ed è la cosa interessante. A me verrebbe da dire, avete già sentito l'introduzione, adesso passiamo subito la parola a chi sottolineerà l'aspetto laico, ma questo qui è una, come dire, una intuizione che noi dobbiamo a Papa Giovanni, perché fu lui per la prima volta, i veri padri scrivono le encicliche sulle cose religiose per i cristiani, si capisce, il loro mestiere, il loro compito. Ma per la prima volta Papa Giovanni scrisse la pace in interis, che era stato strumento della pace tra, cioè dell'evitare la guerra tra l'America e la Russia, perché nessuna delle due poteva tirarsi indietro, non volevano fare la guerra ma non sapevano come fare. Kennedy toccò il Papa toccò Khrushchev, e nell'autunno del 62 fece un famoso appello: politici del mondo, fermatevi, il mondo non vuole la guerra, vuole la pace. E fu facile per Kennedy dire: per la Russia mai, per il Papa mi fermo. E anche Khrushchev, che era d'accordo, dice: per l'America mai. Papa, non mi interessa tanto, ma per questa volta mi fermo. Disse meglio, ma questo fa così. E fu così colpito che allora pensò a questa enciclica, che è importante per lo sviluppo, ma la cosa importante per noi Chiesa era che si rivolgeva a tutti gli uomini di buona volontà. Ma non sono cristiano, non importa. Io dico le cose come le vedo, e questo poi deve essere. Tanto è vero che noi vescovi, io sono diventato vescovo nell'autunno del 63, quando arrivai trovai che i vescovi stavano, stavano riflettendo, i vescovi del concilio, e dico: ma come, c'è un concilio aperto e il Papa fa un'enciclica così importante senza dirci niente? Non potevano vantarci con lui, che era già morto. Ma fu lì che prese la spinta,
costituzione gaudium et spes che è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà, e dice tante cose che sono accessibili a tutti. In qualche modo sembra quasi riprendere la Carta dei diritti umani dell'uomo, 10 dicembre 1948, che qualcuno ha chiamato il Vangelo secondo Roma. Ci saranno entrati cristiani, protestanti, cattolici, ma l'hanno detto in modo laico, cioè in modo che tutti quanti potessero accogliere. Tanto è vero che tutti l'hanno firmato, di qualunque passaggio, sei paesi arabi che non hanno voluto firmare l'uguaglianza dell'uomo e della donna. E salvo lui, allora si astende, perché se mi avrebbe venuto una curiosità dentro, ma insomma è diventata, ecco, una carta, poi non si è messa in pratica. Ecco, e anche l'enciclica Laudato Si è un'enciclica laica in questo senso, che vuole far ragionare tutti, prescindendo dalla religione, che poi c'è la spinta, se credete poi ne parliamo, ma è per quello che mi ha fatto piacere sentire prima l'amico che diceva non sono credente, Papa Ratzinger, Benedetto XVI, quando ha invitato tutte le religioni ad Assisi per i 25 anni del 2011, 25 anni del primo incontro inventato da Giovanni Paolo II, tanto la mattina giù a Santa Maria delle Angeli come il pomeriggio su, dopo aver fatto parlare rappresentanti di qualche religione, ha fatto parlare un non credente e su una non credente. Se sono alla ricerca, siamo tutti insieme alla ricerca, no? Ecco, allora è in questo senso che allora è interessante questo. Appunto, dico alcune cose, casomai dopo, ecco, ma alcune cose che sono curioso anch'io di sentire cosa dice Landini, Perché in realtà, ecco, non prelodice Paolo, non tocca a noi dare soluzioni, ma può toccare a noi presentare i problemi, perché se le soluzioni vanno contro l'aspetto umano, contro il valore umano, allora ecco, tocca a noi, proprio come Papa Paolo VI, quando Paolo VI, siamo esperti di umanità, cioè, perlomeno sentiamo di doverci interessare di quello, e allora parte proprio dallo stato, dalla situazione di fatto, un'umanità piena di inquinamenti, pensando che sono più quelli che portano alla rovina del mondo, la perdita della biodiversità. Ero l'altro giorno per il patto delle catacombe, c'era un vescovo austriaco, ma che è vescovo in Amazzonia, ha una diocesi che è più grande dell'Italia intera, è tutta una piena di indigeni, come si dice, dove adesso vorrebbero andare a sfruttare, no? Ma guardate che questo è il polmone dell'umanità qui, oltre che essere a terra, arrivano da Rio de Janeiro con delle carte che hanno comprato, e quelli che sono lì da migliaia di anni, non hanno la carta, ma è roba loro, ecco. Cioè, questo qui è uno dei problemi. E poi lo scandalo, cioè quello che è la situazione delle cose, diventa la situazione delle persone. Lo scandalo della fame, di gente, di milioni di persone che muoiono per la fame. Lo scandalo dell'immigrazione, 50 anni fa, quando abbiamo fatto il concilio, non c'era, penso io, hanno parlato del patto delle catacombe, alla mattina a Roma e alla sera a Napoli, e allora 50 anni fa non c'era, ma è un dato di fatto. Oltretutto il vedere perché questi immigrano, no? Noi li abbiamo sfruttati prima come colonie, non siamo stati in grado di organizzare il mondo, il loro mondo, in maniera che potessero vivere là, e questi vengono a cercare una vita umana. Ma guarda che forse puoi morire in mare, ah, se no muoio qui sulla terra. Ecco, cioè, gli scarti, si parlava in mondo, lo dice sempre Papa Francesco, le disuguaglianze che ci sono nell'umanità. Allora, per vedere quali sono le cause di questo degrado, una delle cose che dice è il dominio della finanza sull'economia, perché oggi c'è della gente che guadagna soltanto, ecco, muovendo, non ha niente, ma muovendo qui, e se guadagnano c'è qualcuno che perde, per forza di cose, no? E le multinazionali del cibo e dell'acqua, padre Zanotelli sabato
è venuto alla sera, lui che aveva organizzato il fatto delle catacombe di Napoli, alla mattina era stato 6 ore fuori dal consiglio regionale, dove vogliono vendere l'acqua in mano, anche la fonte stessa dell'acqua darla in mano alle multinazionali. C'è qualcuno che dice che nel 2050 l'acqua costerà più della benzina, no? Perché quello che se quelli si investono è chiaro che lo fanno per i loro interessi. Ecco, il problema è che noi siamo i difensori della libertà, e lo dice il Papa, ma la libertà non è fare quello che si vuole. Nel Belgio, dove c'era la sede di Pascristo, sentivo l'arco, dicevano sì, se no è come mettere una libera volpe in un libero pollaio. Sono tutti liberi, per modo di dire, perché chi ha in mano le cose è chiaro che la sua libertà la usa per sfruttare la propria interesse, e deve essere la libertà per tutti. Ecco, pensando che noi ci troviamo di fronte alla natura, non siamo i padroni della natura, siamo gli amministratori della natura. Amministratori, allora chi si trova in posizione di vantaggio, di prestigio, è per mettere la natura al servizio di tutti. Ecco il principio del bene comune. Ecco, i beni particolari vanno inseriti nel bene comune. Dove allora, ecco, viene il compito della politica. Perché proprio dal momento che i movimenti, che i gruppi cercano i loro interessi, la politica dovrebbe essere quella che cerca di organizzare il mondo in vista del bene comune, senza lasciarsi, adesso qui non è nei destri e nei sinistri, perché poi magari dicono, sa, metà c'è un vescovo di sinistra, invece sono solo un vescovo mancino, è tutto un altro. Qui sarebbe già nel campo religioso, perché noi come religione, come chiesa, ecco, in passato abbiamo insistito tanto sul sesso, no? Ecco, sembra che sia quello lì il principio, ma il vero, la vera alternativa che il Signore fa è o Dio o Mammona. Ecco, Mammona non è una mamma, Mammona è una parola aramaica che vuol dire la ricchezza e il potere. Ecco, il compito sarebbe proprio di fare in modo che chi si trova in posizione di privilegio non cerchi la ricchezza e il potere a proprio vantaggio, emarginando gli altri, ma che possa portare l'equilibrio perché tutti possano arrivare a una vita umana dignitosa. Ecco, questa è la parte laica che io ho accennato, ma adesso sono curioso di sentire cosa dice. La parola davvero a Maurizio Vannini, che intanto ringraziamo per essere qui, come ringrazio a nome di tutti la comunità di San Benedetto e dei Mucchionetti, che ha lavorato molto quindi, per portare qui a Genova questi ospiti importantissimi per noi. Maurizio, a te la parola e in bocca al lupo. Io, per la verità, intanto ero venuto per ascoltare il Monsignor Bettazzi. Chiamato per poter discutere con lui, insomma. Io tenterò di dare, diciamo così, un mio contributo dopo aver letto anche più di una volta, se devo essere sincero, per capire tutto quello che c'è scritto, per cercare di ricordare quello che c'è scritto. Perché oggettivamente, consentitemi la battuta, quando ho letto per la prima volta quello che ho letto, pensa che io pensavo che la FIOM era abbastanza, era radicale, no? Quindi quando qui c'è qualcuno anche più radicale nell'analisi della... E l'altra cosa, sempre a modo di battuta, che mi è piaciuta molto, ecco, non ho trovato neanche una citazione in inglese. Ricordo sempre una
dico questo perché è una battuta che mi ha fatto un operaio metalmeccanico che durante un'assemblea mi ha detto, durante un'assemblea, si sente meglio adesso, durante un'assemblea un lavoratore metalmeccanico mi ha detto, da quando voi sindacalisti avete cominciato a parlare in inglese non ci abbiamo più le pensioni, non ci abbiamo più i diritti, abbiamo... quando è che tornate a parlare in italiano per dare l'idea? E io qui parto proprio a questo punto, cioè io mi sono chiesto, no? Perché fa l'enciclica rivolta a tutti? Che è vero che una novità, non si rivolge solo, lo dice proprio in esplicito, cita la cosa che Monsignor Betazzi diceva prima, cita proprio all'inizio Papa Giovanni XXIII. E da un certo punto di vista, io non lo so, poi sono qui anche per chiedere, per confrontarmi, ma volevo partire da questo punto. Io credo che in realtà l'analisi che viene fatta, molto radicale, da parte dice in alcuni passaggi che se non si cambia modello di produzione, modello di sviluppo, cioè, c'è il rischio che la casa comune finisca, non so, proprio che finisca, che non ci sia un futuro. E da un certo punto di vista, almeno così io lo percepisco, quando dice che la finanza sta condizionando l'economia e la finanza e l'economia stanno condizionando la politica e sono anche quelle che rischiano di decidere l'uso della tecnologia, in un qualche modo ci indica il fatto che, fatemelo dire in modo secco, che non so se è corretto, ma che, diciamo così, il modello di capitalismo finanziario che oggi in realtà sta dominando il mondo, quasi come un pensiero unico che prevale su altri pensieri, rischia di mettere in discussione sia l'esistenza del pianeta, sia da un certo punto di vista anche la possibilità che non solo il pensiero cattolico, ma anche un pensiero laico che vuol mettere al centro un altro punto di vista, oggi non è nella condizione di poterlo affermare. Almeno io non so se è una speranza questa o se è un elemento, però mi sono posto questa domanda e da un certo punto di vista, sì, è vero, questo chiede dei cambiamenti. Richiede dei cambiamenti, sia perché dentro di che si parla anche di stili di vita, quindi di comportamenti, e quindi della necessità, tra virgolette, che ognuno di noi sia disponibile non solo a ragionare, a riflettere, ma a produrre un cambiamento, se condivide questa analisi. Non a caso, giustamente veniva ricordato in più punti, si parla di rivoluzione culturale, come condizione per ripensare il rapporto. Io che anch'io, adesso, non so, nella mia tradizione vengo da quelle famiglie dove mio padre credo che in chiesa non ci abbia mai messo piede una volta, se non per cantare. Mia madre invece era molto cattolica, quindi mi ha mandato, ho fatto la comunione, la crescita, ho fatto, non so, almeno dalle mie parti era così, non so se funzionava anche qui, però, però anche se venne una serie di concetti che a me hanno colpito, no? A te la parola è... almeno così lo percepite, l'ho capita, almeno tre concetti. Tanto il concetto di peccato, perché quando parla di concetto di peccato parla della guerra, che è un peccato, della violenza sugli altri, dell'abbandono dei poveri e della rottura con la natura. No, io avevo un altro concetto di peccato. Quindi fa un ragionamento di quali, di cosa oggi è da un certo punto di vista, ma anche il concetto di proprietà. Perché innanzitutto parte fino all'inizio dicendo, almeno l'ho percepita così, quasi una crisi radicale sull'idea di proprietà, dicendo che ci sono alcune cose che non sono proprietà di nessuno, perlomeno qui dice sono proprietà.
proprietà del creatore, ma se uno non crede il creatore non sono proprietà di nessuno, non debbono essere proprietà di nessuno. Non a caso, quando parla anche della terra, parla di coltivarla e di custodirla, e addirittura dice che dovrebbe esserci per ognuno la possibilità, attraverso il lavoro, di potersi realizzare come persona e di avere anche cura. E apre una discussione anche sul lavoro. Secondo me riprende, sono d'accordo che riprende anche i principi della Costituzione, ma da un certo punto di vista, secondo me, non so se è corretto, ma va anche oltre. Perché non solo richiama il lavoro, tra virgolette, come un diritto in cui la persona si può realizzare, non semplicemente come sostegno di un reddito, ma pone un altro tema più volte, e cioè del senso del lavoro. Cioè, di lavorare perché? Per che cosa? In che forma? In che modo? E produrre che cosa e perché? E con quale sostenibilità? E non a caso, qui richiama, per questo dico, ci vedo, tra virgolette, anche un problema che riguarda la necessità di un cambiamento della Chiesa e non solo della Chiesa, cioè anche in senso generale, perché richiama appunto anche il significato complessivo del produrre, del realizzarsi e del mettere nelle condizioni le persone, fino anche ad un richiamo, diciamo così, su tutto il versante della multinazionale, della diciamo così, quando affronta anche tutto il tema degli OGM, dell'evoluzione, più volte si richiama la necessità, usa questo termine, di un dibattito onesto, anche dentro la scienza, anche dentro al mondo in senso generale, e cioè che non sia prevenuto, che non sia precostituito, ma che sia un dibattito che, a prescindere da, diciamo così, dalla condizione, dalla religione che uno può avere o non avere, sia in grado di affrontare la sostanza, perché la sostanza è, se uno lo condivide, che l'attuale modello di sviluppo, di gestione e una centralità del profitto e della finanza che non ha precedenti, sta mettendo in discussione l'esistenza stessa del pianeta, della vita e del significato anche degli elementi fondanti. Questo è il messaggio, tra virgolette, di fondo che vedo. E quindi, con un elemento anche di speranza, perché c'è un'affermazione che io trovo molto importante, che condivido, che dice l'ingiustizia non è invincibile, no? E quindi dice si può cambiare. Non è vero che non è possibile fare nulla. Lo dico perché dal mio punto di vista, quello che io in questa fase invece verifico, vedo, vivo anche nelle condizioni normali, è che in questi anni, in particolare in Italia e in Europa, si è affermato quasi l'idea di un pensiero unico, e cioè del fatto che c'è un unico modo per affrontare le questioni e i temi. Consentitemi solo una battuta che non vuole essere polemica, ma per dare un'idea. Cioè, nessuno, fanno tutti finta di nulla, no? Adesso si sta discutendo in linea teorica della legge di stabilità in questo paese. Ma è chiaro o no che il Parlamento, prima ancora di discutere e di votarla, ha dovuto aspettare che l'Europa gli dicesse se rispettava o no determinati parametri, perché non ha più l'autonomia di poter decidere di quello che può fare in quel paese? E quindi da un certo punto di vista è talmente forte il pensiero unico che si è affermato, al punto che ci sono una serie di regole, siamo di fronte al fatto che sono istituti finanziari in Europa che hanno determinato le condizioni delle politiche che in Europa si devono fare, non sono gli stati, non sono i governi, non sono le nazioni, sono altri soggetti che hanno determinato elementi, valori, punti che stanno condizionando. E quando si dice che la politica deve tornare ad essere una politica, cioè nel senso che ha un pensiero lungo, che ha un progetto, che ha un'idea, che rimette nelle condizioni le persone, è chiaro che vuol dire mettere in discussione il fatto che ci sia un unico pensiero, no? E da un certo punto di vista, io più che ricostruire un campo, sento la necessità di ricostruire un punto di vista, un progetto sociale. In questo senso, certo, con una discussione, diciamo così, che ci viene proposta con questa radicalità e con questa lucidità dall'enciclica, ma che pone il problema, tra virgolette, a chi eventualmente non è credente, ma condivide questa analisi, condivide questi valori di centralità della persona, di giustizia sociale, di centralità del lavoro, del fatto che oggi c'è bisogno di ricostruire una strategia, direi in termini generali, di ricostruire una strategia, cioè di avere un progetto di società e di ricostruirlo assieme alle persone,
che per vivere ha bisogno di lavorare e che ricostruisce anche una concezione del senso della proprietà, in questo caso del senso anche del ruolo dell'impresa in quanto tale, perché anche in tutto questo c'è una serie di elementi. E qui il pezzo che io trovo molto forte lo dice, ed è una critica indiretta anche alla cultura industrialista e al limite alla necessità di cambiamento anche del sindacato, secondo me è un problema vero che noi stiamo vivendo in tante parti anche con delle contraddizioni. E c'è un punto, che il sistema industriale insomma, diciamo che noi abbiamo continuato, prima mi pare tu lo leggevi come elemento anche di cambiamento, aggiungo che c'è un punto ulteriore, se vogliamo, no? Seguendo quello schema, se ci pensiamo, tutto quello che si produce non è pensato e progettato per essere riutilizzato e riciclato. Cioè il problema del rifiuto, il problema dell'inquinamento nasce da un punto di origine, e cioè cambiare il modello di produzione vorrebbe dire oggi progettare e pensare dei prodotti che dovrebbero essere fin dalla loro origine pensati e utilizzati per non inquinare, per essere utilizzati e riciclati. Ma se ci pensate, un progetto di questa natura vuol dire che l'università deve agire in un modo diverso, che ci vuole una politica industriale, vuol dire ripensare da qui non solo il lavoro come diritto, ma lavoro perché, per che cosa, con quale significato, con quale finalità. Ma un punto, e questo naturalmente certo che vuol dire in un qualche modo mettere in discussione determinati interessi, determinate logiche, determinati centri di potere, perché oggi questo è il punto, e vuol dire ricostruirlo, un altro punto di vista, è un altro, fino ad arrivare anche all'idea delle città, perché nell'enciclica si affronta anche tutto il problema del sistema dei trasporti, del sistema di come dovrebbe essere, io uso in termini quasi la rigenerazione, no, dei centri urbani, della città, cos'è la mobilità, cos'è il tipo, cos'è lo stare insieme, e da un certo punto di vista è come le guerre e in un certo senso anche la povertà sono frutto di un determinato modello. Qui si dice, a proposito, addirittura si fa un ragionamento che mi ha colpito anche sull'ambientalismo, perché si dice in modo molto esplicito che un ambientalismo che non si pone il problema della qualità del lavoro e di come superi anche la povertà non è un ambientalismo, diciamo almeno così l'ho percepito, utile in un qualche modo, no? Perché ci deve essere non a caso si parla di ecologia integrata, no? Di ecologia integrale, che si pone anche il problema della difesa del lavoro e dei fini, dicendo c'è la necessità di riprendere una discussione sui fini dell'obiettivo, dell'esistenza, quindi anche di quello che fai, di come lo fai e per quale finalità sostanzialmente lo rimetti al centro, compreso l'idea, provate a pensare a quello che sta succedendo adesso, di andare verso una sostituzione dell'energia, tra virgolette, che proviene dal fossile con energie rinnovabili. E se proviamo a pensare adesso, uno lo può girare come vuole, ma una delle ragioni delle guerre che ci sono state e che ci sono in questi anni, il controllo dell'energia e del petrolio. Non è che l'origine di quelle guerre è di un'altra parte. E adesso consentitemi la divagazione, ma se uno ci ragiona, una, c'è da combattere il terrorismo, sono assolutamente d'accordo e va combattuto radicalmente. Ma se uno ci pensa, io la domanda, sarò poco diplomatico, ne conosco poco e capisco la necessità anche di approfondirlo. Ma la domanda brutale che mi faccio, ma c'è qualcuno che gliele vende le armi? C'è qualcuno che glielo compra il petrolio? E a proposito di centralità del profitto, di centralità economia e di, diciamo così, svuotamento della politica, siamo di fronte a quei processi e a questi tipi di ragionamenti. E in questo contesto il fatto di ripensarlo, questo pone un problema certo di cambiamento anche delle organizzazioni sindacali, cioè dentro a questo schema, e per questo io trovo molto interessante e importante quello che lì c'è scritto, perché è chiaro che qui c'è bisogno di ripensare il senso generale. Lo dico perché mentre ho detto queste cose so perfettamente le contraddizioni che vivo. Io sono il segretario di una categoria dove c'è una parte consistente della gente che lavora, che produce le armi, o che produce sistema di armi,
E se tu a quella gente lì gli dici non fai più le armi, ti corrono dietro se non sei in grado insieme a loro di costruire un altro modo che attraverso il lavoro gli permetta di vivere. No, sono chiari che tutto il resto, perché c'è la condizione materiale. O vivo il fatto che sono in settori, se penso a quelli industriali, che oggettivamente non solo non hanno ripensato il riciclo, ma ci sono attività che stanno inquinando e che stanno determinando condizioni. E da questo punto di vista il problema, io non posso nemmeno scaricarlo semplicemente sulla loro persona come se fosse una loro colpa, perché non è che hanno avuto la possibilità di un'alternativa, e visto che se non mangiano, se non lavorano, non sono neanche in grado di mangiare, non è che la colpa è loro del progetto, del prodotto sostanzialmente che hanno fatto. Ma questo elemento pone necessariamente anche la, di un progetto di cambiamento che deve avere anche determinate, diciamo così, prospettivo, finalità. E oggi molto spesso processi, la cosa che mi viene da dire, non so se condiviso o meno, è che un processo di cambiamento di questa natura di sicuro non può essere lasciato al mercato e alle singole imprese. E faccio quest'altro banale esempio, no? Adesso c'è stato lo scandalo Volkswagen che ha fatto una truffa per il diesel e tutto il resto. Ma sapete cosa hanno fatto i costruttori di auto, tutti, messi assieme? Si sono messi d'accordo e hanno chiesto alla comunità europea che i limiti che erano fissati entro il 2016, che ognuno doveva rispettare, gli hanno chiesto di spostarli al 2019, perché non ce n'è una di case automobilistiche che è in grado di produrre determinati prodotti con determinate caratteristiche. E per assurdo, se tu processi di questa natura, che determinano appunto cambiamenti radicali in termini di investimento, li lasci semplicemente al mercato e alle imprese, quello che succede è quello che abbiamo visto. Poi hanno beccato la Volkswagen, ma se ci vanno in fondo non c'è mica solo la Volkswagen che ha i motori che inquinano e che dice che non inquinano, capisce? Perché il livello di competizione che si è determinato ha questa caratteristica, ha questo quadro. E allora siamo di fronte, questo è l'elemento, appunto davvero ha un fatto nuovo. Io non lo so altri, però penso da quello che ho letto, altri nel senso nel sindacato, qui venivano fatte anche lotte, io non lo so, molto probabilmente per un certo periodo questa questione che un determinato modello di sviluppo e un determinato sistema di prodotti portava al rischio che finissero, diciamo così, gli elementi base fino a che probabilmente non c'è. Oggi questo tempo, cioè non c'è mai stato questo tempo. Nel momento che hanno pensato alla Costituzione e altre cose, molto probabilmente questa consapevolezza, questa situazione non c'era. Oggi oggettivamente questo è un problema nuovo con cui noi siamo chiamati a fare i conti. E quindi la forza di tenere assieme oggi la questione ecologica, con anche la lotta alla povertà, ma con il fatto che c'è un elemento integrale, diciamo così, che devi tenere assieme il modello di sviluppo, il sistema di valori, ma anche il ruolo del lavoro e, diciamo così, i contenuti della vita delle persone, e il fatto di novità con cui fare i conti. Questa è la nuova frontiera. Da un certo punto di vista, a me tutta la discussione, perché le parole rischiano di perdere un significato, no? Cioè io quando sento parlare di destra, di sinistra, di centro, cosa vogliono dire adesso quelle parole? Cioè hanno ancora un significato quelle parole lì? O cosa vogliono dire? Io penso anche a tante persone giovani, no? Cioè, lo dico partendo dal fatto che per me, se penso alla mia formazione, al mondo dove sono cresciuto, eccetera, hanno un significato. Ma la valutazione che io faccio è che secondo me per la maggioranza delle persone oggi, giovani, eccetera, rischiano di non avercelo più quel significato. Perché io ragiono brutalmente, un giovane che al limite è precario, e che ha davanti a sé solo la precarietà, addirittura siamo di fronte al fatto che in alcuni casi non solo non hai il diritto al lavoro, ma sei costretto a pagare se vuoi lavorare, o in alcune condizioni ti tocca lavorare a 2, 3, 4 euro senza diritti. Cosa vuol dire per lui la sinistra? Cosa vuol dire? Ci sono stati governi di destra, di sinistra, di centro, cosa è cambiato per lui? È precario come prima, la condizione non è cambiata. Cosa vuol dire? Che significato ha? Qual è l'elemento di partecipazione concreta? Cioè cos'è che ha distanziato e ha determinato una condizione? E allora da un certo punto di vista, lo dico, perché io la preoccupazione che vedo, anche con i processi che oggi sono aperti, migranti, non migranti, terrorismo e tutto il resto, ve la dico anche qui senza filtri perché mi interessa confrontarmi,
Guardate che io vedo il rischio, dalla Francia venire avanti, che si stia affermando, che rischi di affermarsi, un modello un po' autoritario sociale e dove prevalgono, diciamo così, forse la dirò un po' secca, ma rischia di prevalere una cultura un po' fascista, diciamocela come... Che limita un consenso sociale. E da un consenso sociale, perché la maggioranza della gente non ce la fa più. E io la vedo da sindacalista, è un livello di competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Io non l'ho mai vista, con un elemento davvero a volte di difficoltà a tenere assieme il tutto. Perché non hai gli strumenti, perché c'è una difficoltà. Questo è il punto che abbiamo di fronte. Però io credo che la forza di questa enciclica, almeno per me, è quello innanzitutto, comunque sia, poi uno può condividere tutto o meno, ma ti dà una visione complessiva, cioè ti dice c'è bisogno di un nuovo modello, e io la traduco, io sono assolutamente d'accordo, perché siccome, anche se non vuol dire, ha vinto sul piano culturale dei valori oggi il capitalismo finanziario, fammela dire così, perché se non ci fosse Papa Francesco, chi altro c'è, non cattolico, sociale, alternativo, capitalismo finanziario? Forse il fatto che, questa è la conclusione che faccio, che il Papa Francesco si rivolta a tutti, perché forse si rende conto che, fatemi dire così, non so, che nemmeno la Chiesa da sola, se non c'è anche fuori dalla Chiesa la costruzione di un altro punto di vista, ce la può fare a contrastare un disegno di questa natura. Almeno questo è l'elemento che io vedo. Allora qui c'è la domanda di che cosa puoi fare, e da qui c'è il fatto della responsabilità di ognuno. Cioè, il passaggio successivo che vedo, che è finito il tempo della delega, cioè il momento che ognuno nel posto in cui è si deve fare carico di affrontare questi temi, di provare di mettersi la faccia, di scontrarsi, di fare delle battaglie per provare a ricostruire. È un processo di questa natura, queste caratteristiche. Queste a me sembrano le, diciamo così, le valutazioni che vedo. Poi ce ne sarebbe molte, me ne ero segnate troppe, ma mi fermo perché sennò mi... Voglio solo dire una cosa, perché mi ha colpito l'introduzione, una cosa che non mi aspettavo. Allora, io voglio dire questo. Quando il pezzo finale che è stato fatto anche... Allora, voglio dire due cose sulla coalizione sociale. Una è questa. Io non ho, fatemi fare anche una battuta, sono nulla tenente. Cioè, l'unica proprietà che ho è un'auto, diciamo così. Non ho altre proprietà, no? E non ho neanche ambizione di averne, dico molto sincero, non mi interessa molto, lo dico a mo' di battuta, perché la proposta, dico, adesso siamo in una fase, secondo me è una malattia che dovremmo tentare di combattere, quella della personalizzazione. L'idea della coalizione sociale non è di latino, è un'idea che abbiamo discusso dentro alla FIO e che a un certo punto abbiamo ritenuto di proporre, e la dico in modo molto secca, non è la costruzione di un recinto, di un altro, come si può dire, recipiente, aggregatore, è di più, dal nostro punto di vista, è la proposta di costruire dei percorsi e dei luoghi in cui sia possibile, usando la parola coalizione, che la gente si rimetta assieme. Non l'abbiamo pensata, da un certo punto di vista, la dico proprio per renderla esplicita, non è che è la ricostruzione della sinistra, voglio dirlo in modo secco, da un certo punto di vista per la nostra missione è molto di più, perché non ci rivolgiamo solo a una parte. Quello che noi vediamo è che oggi c'è una divisione, una frantumazione dentro al mondo del lavoro, che è quello che oggi ci sta facendo arretrare complessivamente. E la ricostruzione di una pratica, cioè come quando devi tornare alle origini da un certo punto di vista, come nasce il sindacato alla fine del 1800? Quando un governo liberale in Inghilterra riconosce il diritto dei lavoratori a coalizzarsi, cioè a potersi mettere assieme. E i primi scioperi addirittura in Inghilterra, andando a leggere, nascono quando, e le prime idee di dover pensare in modo internazionale all'unità dei lavoratori, nasce quando i lavoratori inglesi si operavano e i padroni, tra virgolette, gli imprenditori, facevano venire lavoratori di altre nazionalità a sostituire loro. E oggi siamo di fronte, sotto forme diverse, al fatto che questi principi fondamentali sono radicalmente messi in discussione. Allora il punto è come li ricostruisci, come li metti assieme e come costruisci delle pratiche, dei luoghi in cui i soggetti si mettono assieme, le varie associazioni, perché in alcuni casi tu ti sei trovato di fronte al fatto che ognuno di noi, pur fa le sue battaglie in modo parziale, non sta portando a casa risultati, non stai modificando
sia sul piano culturale non ricostruisce un'altra cultura, ma non modifichi nemmeno i rapporti sociali di forza. E se la guardo dentro al mondo del lavoro, quando penso, io penso che noi dobbiamo ricostruire quell'unità sociale anche attraverso forme di mutualità che fanno in modo che qualsiasi forma di lavoro, dal lavoro autonomo al lavoro dipendente, hanno gli stessi diritti. Sì, no? No. Sapete cosa dovremmo fare, secondo me, lo dico sinceramente? Dovremmo essere noi che apriamo delle scuole dove al limite allo straniero gli insegniamo la lingua italiana, ma noi, a noi e agli italiani, gli insegniamo anche la cultura degli stranieri, capite? Perché se tu vuoi costruire un elemento di confronto e cultura per evitare una guerra di religione o una guerra, abbiamo bisogno di ricostruire luoghi di questa natura. Perché poter arrivare, come veniva ricordato, addirittura a battaglie in cui tu chiedevi alle imprese dei soldi, il famoso salario sociale, per fare servizi pubblici, per altri, dagli ospedali, agli asili, alle mense, è stato frutto di un momento di crescita culturale, come dire, di acquisizione di una coscienza collettiva, capite? Che non c'era. Che non è che uno nasce solidale, collettivo, è una coscienza che si crea, in base a quello che fa, in base ai valori, in base alle pratiche che costruisci. Questo secondo me, e oggi ci sono pochi in questi luoghi, anche i luoghi sindacali non hanno più questa caratteristica, rischiano di diventare luoghi che non sono sufficientemente aperti per accogliere tutti. Questo è il tema che io sento. Questo è il senso della proposta che noi abbiamo voluto avanzare, e in questo quadro io penso che sia sicuramente un riferimento importantissimo quello che ho potuto leggere e dico umilmente quello che ho potuto capire. Grazie. Tutti, ce ne siamo tantissimi. Io credo doveroso dare la parola a Monsignor Bettazzi, lo ha accennato già lui, perché con grande rispetto io sono, come credo molti di voi, interessato anche a una lettura più religiosa di quella che è la legge di Roma. Credo che sia doveroso, ma soprattutto credo che alla luce delle cose che sono state dette oggi, probabilmente anche per chi giusi non è credente, può essere utile in questo senso. Grazie. No, ecco, sarò brevissimo perché a questo punto direi siamo entrati in un'ottica. A me veniva da dire qualche ricordo filosofico, che noi abbiamo una dimensione per cui noi ricaviamo dalle cose e poi le riorganizziamo, è la tecnologia, è la scienza se volete, ma questa ci porta al possesso, al dominio e alla violenza, se non ci sta bene. Perché c'è un'altra dimensione, ci sono troppi uomini, se no mi verrebbe da dire che la prima dimensione predomina nel maschio, nella donna predomina quella dell'intuizione, no? Che è quella che porta poi alla bellezza, alla vita, alla persona umana. Ecco, io credo, faccio un esempio che è macabro, nei campi di concentramento il dottor Mengele faceva degli esperimenti sulle persone umane, fino a che punto di freddo potevano arrivare, sui gemelli, le differenze che c'erano. Arrivava a dei risultati di carattere scientifico, se volete, ma a prezzo della vita delle persone. Ecco, allora è l'aspetto di l'intuire che c'è qualche cosa di più che non soltanto l'organizzazione, la tecnica, ecco. Io credo alla centralità della persona umana e di ogni persona umana, perché nel primo rango i miei contano, gli altri contano me. Io dico sempre che se volessi un italiano a Lampedusa, che cosa non fare? Non sappia neanche contare gli altri, perché tanto. Ecco, il valore della persona umana, di ogni persona umana, questo qui. E allora questo poi diventa allora anche il motivo religioso. Perché la religione non dovrebbe essere in contrasto con quel che dicevo prima, ma una forza per vivere bene l'umanità. Ecco, no? Ogni religione riconosce Dio come radice di tutti, quindi gli uomini, gli esseri umani in qualche maniera fratelli. Tanto più, ecco, la religione cristiana, che adora un Dio che è tre persone. Io cito sempre Monsignor Tonino Verno, no? Voi sapete chi era, no? Sì. Quel vescovo morto giovane, quelli bravi morto giovane. Sono anche l'eccezione, qua sono l'eccezione. E lui è...
se fossero Padre, Figlio e Spirito Santo uno, gli santi delle volte dicono ne avete tre, non credete in Allah, no? Se fossero uno più uno fa tre, ma sono uno, per uno fa uno. Sono talmente l'uno per l'altro che sono un Dio solo, rimane un mistero, ma è importante per noi che siamo veramente esseri umani, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. E per farcelo capire si è fatto uomo Gesù Cristo, che ha fatto il laboratorio, quando è uscito a 30 anni, non dicevano il famoso saggio, è l'uomo Pio, dicevano è il famoso falegname di Napoli. Perché ecco, cioè far capire che qualunque cosa si faccia, farla bene è fatta per gli altri. Quello dovrebbe essere, questo qui come religione, come cristianesimo. Ecco, adesso ce lo fa pensare Papa Francesco, che l'altro giorno alla chiesa italiana dice mi interessa anche una chiesa sporca, una chiesa che esca, ecco, piuttosto che una chiesa chiusa in se stessa. Ecco, questo dovrebbe essere, e anche nell'interno della chiesa, dicevo, una chiesa sinodale, cioè in cui si parla insieme, non c'è un capo che comanda gli altri, come dice, sono tutti insieme, ecco, che si organizzano, e poi dopo uno loro dice l'ultima parola. Io dico sempre che le cose grandi nella Chiesa non sono nate dai cardinali in genere, gli ordini religiosi, i movimenti, le iniziative, perché lo Spirito Santo lavora in mezzo alla Chiesa, anche se ci vuole più qualcuno. E Papa Francesco, che per fare un sinodo sulla famiglia, un anno prima ascolta, fa un sinodo per ascoltare, per far capire che sì, l'ultima parola la dirà lui, ma dopo aver sentito le parole di tutti, le parole di tutti. Ecco, direi questo qui è allora il nuovo stile, lo dice, imparare dai poveri, imparare da loro, non solo insegnare, se no, ma imparare da loro. E io ricordo, parlava dell'organizzazione, una delle prime marce di Capodanno la facevamo con dove gli operai, non so se era un cinismo, una fabbrica, facevano i carri armati, i dipendenti si misero d'accordo, non vogliamo più fare carri armati, da un fatto hanno cominciato a fare i cambi, hanno fatto l'obiezione di coscienza tutti insieme, e allora i capi hanno dovuto cercare qualche cos'altro da fare. Ecco, cioè per dire che se ci si mette insieme, convinti, ecco il nuovo stile, uno stile da imparare dai poveri. E poi contro allora l'indifferenza. Dicevo l'altro giorno, c'era una vecchia canzone del Riarmo Morale che diceva noi diciamo sempre la colpa di questo, quello lì dovrebbe fare, e diceva questa canzone, quando tu punti il dito contro un altro, non dimenticare che tre dita sono puntate contro di te. Cioè tu che cosa hai fatto? Cosa non riesci a fare? Che cosa non hai fatto? Ecco, contro l'indifferenza, il tema di quest'anno della giornata mondiale della pace del 1 gennaio è contro l'indifferenza, che è il grande male di dire, ecco, invece vedere cosa si può fare, mettersi insieme, appoggiare quelli che fanno, ecco, non dimenticare che prima di puntare il dito contro un altro, noi abbiamo la possibilità, abbiamo il dovere di fare qualche cosa, per piccolo che sia, ecco. Io credo che, ecco, sentire, io credo che anche i giovani, se noi sapessimo dar loro la responsabilità, potranno sbagliare, potranno fare, ma che si sentono responsabili di costruire un mondo migliore, un domani migliore. Io credo, io cito sempre l'81, quando ci fu il terremoto nelle Filippine, arrivarono i giovani prima dello Stato. Cioè si resero conto che potevano fare qualche cosa, andava. Ecco, incoraggiarli, lasciarli fare, aiutarli a fare, proprio perché si sentono davvero responsabili di creare un mondo migliore di quello che hanno. Grazie. Il Papa cita San Francesco, dice fate il necessario. Poi fate il possibile e vedrete che vi riuscirete a fare anche un po' di più. Un po' di più. Io ovviamente ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Maurizio Lamini e Monsignor Bettazzi. Ho l'impressione che non solo ne usciamo tutti puliti,
ma credo che riusciamo anche con una grande responsabilità, come diceva adesso il Monsignor Lettazzi, in volte i più giovani. Noi non siamo più giovani, però credo che abbiamo la grande responsabilità di lasciare andare l'indifferenza a questo nostro paese, a questo nostro mondo. E credo che di fronte a esempi come Monsignor Lettazzi e Maurizio Landini, davvero questo senso di responsabilità ci fa sentire anche meno soli. Grazie a tutti.